Firenzuola, nel versante imolese dell'Appennino tosco-romagnolo, è quindi un centro della Romagna toscana. È il comune più esteso e più settentrionale della città metropolitana di Firenze, il secondo più esteso della Romagna e uno dei più estesi d'Italia, con tutto quello che questo comporta in termini di amministrazione e cura della viabilità. Infatti, tanti lati del nostro comune confina con la Romagna, è un comune molto grande, con frazioni che possono distare anche 40 km fra l'una e l'altra. Le difficoltà sono soprattutto dovute alle distanze, ai passi appenninici che ci circondano, però è un comune dove la qualità della vita credo sia molto alta e molto piacevole viverci. Sì, la città metropolitana logicamente cerchiamo di collaborare per tenere, diciamo, in ordine le strade di loro competenza, ma oltre a questo ci sono anche un gran numero di strade comunali che sono a carico nostro, quindi ci sono tante difficoltà e tanto lavoro da fare per tenerle sempre diciamo in ordine, perché sia io che il sindaco crediamo che le strade siano il biglietto da visita di un comune e le strade cerchiamo sempre di tenerle in perfetto stato. Soprattutto d'estate, località turistica, sempre più stanziale, sempre meno mordi e fuggi, durante tutto l'anno è una fucina e un proliferare di attività industriali e commerciali. Non solo la pietra serena peculiarità che contraddistingue il territorio da sempre. Non tutti peraltro sono a conoscenza che proprio la pietra serena di Firenzuola era stata individuata e scelta da Steve Jobs per caratterizzare in tutto il mondo gli store dell'Apple. Il nostro settore trainante è quello legato all'industria della pietra serena. È un settore che è esploso a fine anni 70 e soprattutto negli anni 80-90, che ha avuto una piccola flessione dovuta alla crisi globale mondiale a inizi anni 2000, ma che adesso sta tornando a livelli di un tempo. Soprattutto grazie alla mentalità delle aziende che si sono evolute, quindi andando a investire su tecnologia, su manodopera qualificata e cercando di portare questo materiale nei progetti più importanti del mondo. Come si può leggere anche nella biografia di Steve Jobs, in quella ufficiale, Steve Jobs vide la pietra serena camminando per Firenze e quando poi è arrivato a realizzare i suoi store che aveva in mente da subito, quando ancora la Apple era una piccola azienda dentro un garage, ha scelto il nostro materiale che è stato utilizzato per tutti gli store del mondo. E oltre a questo settore, che è molto importante per noi, c'è anche un grosso settore legato all'agricoltura. Un'agricoltura che anche in questo caso si è evoluta, infatti tante aziende sono riuscite ad arrivare sul mercato con prodotti finiti. Penso che sono nati due caseifici che hanno degli ottimi risultati, è nata un'azienda che produce farro, Poggio del Farro, che sta crescendo in maniera esponenziale. Ci sono aziende che puntano molto sul prodotto finito di qualità, cioè riuscendo a far arrivare anche prodotti poveri come la patata di montagna, dandogli un valore aggiunto molto importante. Pensiamo anche alla castagnicoltura, col marchio GP che a Firenzuola, diciamo, i nostri castagneti sono l'originale marrone fiorentino. L'aspetto turistico del nostro comune, diciamo che durante i mesi estivi l'afflusso turistico negli ultimi anni è cresciuto, anche noi siamo attraversati dalla via degli dèi, la sentieristica, ci sono stati fatti grossi investimenti, abbiamo un fiume balneabile, abbiamo varie vallate che sono molto interessanti e quindi stiamo cercando di trasformare questo turismo giornaliero o del fine settimana in un turismo un pochino più a lungo termine, settimanale. Pietra Serena, sì, sul museo ci stiamo ancora investendo perché crediamo abbia un grosso potenziale di farlo crescere, perché creare un percorso che racconti la nostra storia dalle cave alle aziende al museo, la Pietra Serena penso sia un marchio, un brand che è già famoso a livello mondiale, ma ci sono ancora dei margini di crescita. Tra le attività più importanti c'è l'azienda Galeotti, che produce capi in piuma, vero e proprio punto di riferimento a livello mondiale, con tante caratteristiche assolutamente sorprendenti e tutte da scoprire. È un motivo di orgoglio per il nostro comune ospitare un'azienda che fin dagli anni 60 ha creato qualcosa di unico. Il prodotto è un prodotto di alta gamma che si rivolge prevalentemente a tutte le firme più importanti del mondo, dalla A di Armani a Valentino, tutti quelli ci stanno in mezzo, sia stilisti italiani, sia stilisti francesi, inglesi e anche qualcuno americano. Questo si tratta di piume di marabù, in questo caso, che non è niente più che piume di tacchino.
Poi ci sono altre tipologie di piume, come questo caso qui, piume di struzzo, boa di struzzo, che vanno da un giro, due giri, tre giri, quindi qualità di piume diverse. Qui abbiamo ancora piume di struzzo, però in questo caso le lunghezze dei filamenti sono diverse, quindi si tratta di selezioni diverse che vengono fatte con le piume di struzzo. Naturalmente tutto questo viene colorato, lavorato, e girato fino a fare dei capi completi e quindi un total look completamente di piume. Allora, le prerogative di queste produzioni sono estremamente leggere, perché naturalmente si tratta di piuma, quindi leggerezza è proprio una delle prerogative, e in secondo luogo la tenuta del caldo. Quindi il volume che fa questa piuma naturalmente è quanto serve a mantenere la temperatura corporea. Naturalmente, oltre a queste prerogative, poi c'è un fattore tecnico, che uno riesce a farsi una pelliccia, mettersela in una piccola valigia, in una piccola busta, e nel momento in cui la tira fuori è una pelliccia importante. Nasce negli anni 60 con mio padre, che conosce un certo Mr. Goldberg, un americano, che decide di mettere un'azienda insieme a mio padre qui a Firenzuola. Nasce ai primi degli anni 60 questa azienda, che via via si sviluppa fino ad avere 120 dipendenti, che non erano solo nel comune di Firenzuola, ma venivano a lavorare a Firenzuola, dal comune di Castel del Rio, dal comune di Palazzolo sul Senio, e tutta la localizzazione, diciamo, di queste lavorazioni viene eseguita a Firenzuola. A quel tempo tutto il mercato veniva rivolto agli Stati Uniti d'America, quindi tutta la produzione che veniva fatta qui a Firenzuola andava negli Stati Uniti d'America. L'idea di questo americano era quella di portare in Italia dei telai di legno, che negli anni 20-30 erano nati in Francia. E siccome era interessante per il volume di persone che a quel momento in questo territorio erano presenti, senza attività lavorative, quindi diventava interessante lavorare a Firenzuola, perché c'era manodopera a costi, diciamo, appetibili. Facendo un lavoro dalla piuma grezza a un capo finito, praticamente ci sono tutta una serie di lavorazioni che normalmente, per dire, nel comparto pratese vengono svolte da aziende di tipo diverso. Per esempio, le filature, c'è chi fa la filatura, poi c'è chi fa la tintura, e quindi c'è un'altra azienda che si occupa della tintura, poi i finissaggi vengono fatti ancora da un'altra azienda e via discorrendo. La complicazione, diciamo, della nostra azienda è che tutte le lavorazioni vengono fatte all'interno del Galeotti Piume. Per quanto riguarda la lavorazione delle piume, Firenzuola è ormai non è più una novità. Quindi sia il personale che abbiamo ormai da una vita, e che alcuni ormai sono già in pensione da anni, sia nuovo personale, quindi nuova formazione, ci chiedono di poter lavorare all'interno dell'azienda, pur sapendo che la lavorazione delle piume è una cosa abbastanza particolare, abbastanza unica. Quindi è diventata Firenzuola diciamo un punto di riferimento anche per quanto riguarda la normalità di lavorare piume. Si tratta di occupazione prevalentemente femminile, perché si tratta di gesti ripetitivi: spostare le piume da una parte all'altra, montare delle piume con collaggi, con macchine da cucire, con sistemi di tipologia diverse, però è una manualità leggera, estremamente leggera, ma anche abbastanza ripetitiva.